In questo breve video un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo 42 su RTL. Truffaut praticamente in questa intervista riesce a scoprire l'anima profonda del sistema del montaggio. E io pensavo, a quel momento stavo pensando che in architettura quello che manca è il concetto di montaggio, per ovvie ragioni ovviamente. E allora pensando in architettura come sistema di montaggio, ho cominciato a pensare ai progetti come dei piani sequenza, come della variazione dei punti di vista, come, in poche parole, comincio a installare l'edificio. Cioè questo sistema di accorciare, diminuire i tempi e far vedere l'accumulazione, la centralità dell'esperienza, delle Cioè la emozioni, ecco, questo parte qui secondo me. riconosciuta dall'UNESCO è la parte che riguarda il fascismo, dove c'è praticamente lo scibile di quel periodo A un per il nostro certo punto c'è stata una paese. stagnazione, No? Nella produzione cinematografica e ci siamo audiovisiva accorti italiana. che Tutti i tutti palinsesti televisivi erano pieni di film americani, soprattutto i blockbuster, perché era più facile vendere dei pacchetti. Acquisire dei pacchetti che L'architettura produrre, racconta no? l'umano Quindi tra tu macrocosmo ci esterno e racconta il microcosmo progetto interno. internazionale che le è costato maggiore Guardi, è il impegno e più prossimo. soddisfazione. Ok. Però a parte questo, che è veramente la verità, cioè io, sa, questo è un l'arte di Mestiere. dimenticare. Lei la sera deve dimenticare quello che ha fatto un giorno, in modo tale che non fa sempre lo stesso progetto. Mi ha insegnato anche questo, perché Kubrick, di tutti i film che ha fatto, non ha mai usato lo stesso sistema, non ha usato mai lo stesso soggetto e lo stesso argomento. Shenzhen, l'aeroporto di Shenzhen, è stato costruito in 3 anni e 4 mesi ed è forse l'opera, non so se è la più grande che ho realizzato, però è una delle più grandi. Che abbiamo la Viaggiati scelta vettoriali. dell'acciaio, che è un po' un sistema estremamente sostenibile perché anche riciclabile, come l'alluminio. Ma nello stesso momento è un ciclo che la notte arrivano i pezzi di questo meccano e poi il giorno si costruisce. E ogni giorno se ne vede niente. Adesso abbiamo finito un aeroporto, non dico dove perché è sul Mar Nero, e l'abbiamo finito praticamente il giorno prima che iniziasse la guerra. Mamma È mia. l'arte della L'architettura. pace. Si costruisce quando Parlando siamo di in pace. audiovisivo, quale differenza tra prodotto artistico e pubblicità o propaganda? E quale contributo offre alla società il suo Beh, allora la lavoro? pubblicità è un contenuto a pagamento, quindi è semplice, deve corrispondere alla necessità dell'azienda che fa l'investimento in quel tipo di programma, in quel tipo di prodotto. E invece il cinema, l'audiovisivo, c'è una libertà artistica. Certamente io ho sempre visto questo mondo dalla parte dei produttori, non tanto dalla parte dell'artista. Quindi ho sempre visto anche la sostenibilità economica, di un film, in Di una serie realtà nel televisiva, nostro quindi. paese, a differenza per esempio dell'America, dove ci sono gli showrunners, che sono appunto i creatori. Da noi un po' questo ruolo così di scelta è sostenuto dal produttore La mia prima indipendente, cioè è lui che fa sperimentazione, la che non selezione. sono state, è stato il progetto di Francoforte, è stato Shenzhen, abbiamo usato 80 algoritmi per permettere alla luce di penetrare questo edificio e non aver bisogno quotidianamente, dato che è un clima subtropicale, della luce artificiale. Abbiamo la luce naturale e Che questo. meraviglia. Lei ha usato gli algoritmi però per fare poesia, non Certo. credo solo per fare il green, No, vero? Per no. fare poesia. Qual è la sua idea di lusso e di prezioso? Dunque, il lusso è quando le persone sono contente, felici. È lusso camminare in una città, avere la possibilità di stare all'ombra quando si ha caldo e di stare al sole quando si ha freddo. È una possibilità di avere una casa che in sé ha già elementi, il problema Perché c'è nasce una dalla curva facile. vitalizzazione.
qui entriamo proprio in una sfera completamente. Metà della politica. popolazione mondiale sopravvive per mantenere 1200 persone, c'è qualcosa che non Perciò funziona. se bisogna ritrovare forme di equilibrio. Cioè noi, il mondo dei banchieri, il mondo della finanza, il mondo quello che non produce e fa in modo tale che non si produca poi, è un mondo che ci crea grandi difficoltà Tuttavia, e produrrà soltanto. nonostante oggi Cinecittà sia il secondo marchio cinematografico al mondo dopo Hollywood, nonostante l'Italia abbia più Oscar e nomination di tutta Europa, se non sbaglio, il sistema francese è molto superiore a Unifrance, è un colosso che piazza i film francesi sempre meglio di quelli italiani. Ecco, tra economia e mercato, che cos'è Cinecittà? I francesi sono bravissimi, io l'ho sempre copiati. Da quando ho lavorato ho sempre detto vediamo che fanno i francesi, o anche per altre cose gli inglesi. Su Unifrance loro sono bravi perché intanto riescono a Capacità mischiare di di essere pubblico e orgoglioso privato. del proprio lavoro, che noi un po' meno abbiamo, la capacità di fare sistema. Contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.